Venite a Udine, vi divertirete. Far East Film Festival dal 25 aprile al 3 maggio. Idio Hard Solo. Beh, io da quando ero bambina mi ricorderò già particolarmente affascinata dagli horror, soprattutto anche c'erano quelli italiani. Non so rispondere al perché fossi così affascinata, però posso dire che davvero mi piacevano tantissimo e proprio per questo poi quando sono diventata grande ho deciso di cimentarmi come cineasta. Se dovessi iniziare con la lista davvero non finirei più, però proprio nel genere dell'orrore il regista Dario Argento lo adoravo. Sì, beh, sia prima di iniziare a girare il film By Location, io effettivamente già nutrivo molto interesse nei confronti di quello che era il fenomeno del doppelganger e quindi mi ero occupata di tutti questi elementi e li avevo appunto studiati, ma anche poi iniziando a girare il film ho capito che era necessario avere una conoscenza ancora più appropriata al riguardo e mi sono appunto informata su questi campi, su questi settori. E così anche per tutte le donne nel mondo, ovvero ci si ritrova senza dubbio costretti a volte a fare delle scelte e questa è anche una tematica molto importante. Detto ciò, non è che a seconda che si possa giudicare la scelta che si fa, non è che una scelta è strana o sbagliata, però a volte da queste scelte possono nascere alcune tragedie, che poi è anche quello che vediamo appunto ritrasposto all'interno del film. Tutti quanti noi, secondo me, nel nostro cuore abbiamo una sorta di allarme e se non riusciamo a percepire determinati tipi di emozione, alla fine non riusciamo a capire noi stessi. Quindi per anche evitare determinate situazioni di pericolo è necessario anche riuscire a fare determinate esperienze, quindi provare un certo tipo di terrore, di paura. Secondo me c'è anche un legame con questo. Sì, e la prossima opera nella quale mi cimenterò si basa su un gioco che in Giappone era già conosciuto, comunque poi esistono anche nuove versioni, che si intitola Zero, quindi appunto Fatal Frame, e nella sua trasposizione cinematografica. Tratterà un po' anche le storie di un istituto scolastico femminile, quindi forse così prenderà un po' delle caratteristiche simili a Suspiria.